sia con innanzitutto col presidente, poi con l'assessore all'ambiente, l'assessore all'urbanistica, i lavori pubblici e con quello della scuola. Quindi perché? Perché sono i settori che un po', prima elencando le attività che facciamo, sono più vicini a noi. Abbiamo un buon rapporto collaborativo, come dicevo prima, il patto civico tra i genitori, la Lega Ambiente e il municipio per la valorizzazione del volontariato all'interno della manutenzione all'interno delle scuole è un atto formale, è un atto che è stato formato e che deve essere adesso implementato con un riconoscimento vero e un riconoscimento vero dell'azione di volontariato, in modo che possa salvaguardare tutte le persone che vogliono lavorare all'interno delle scuole dal punto di vista assicurativo. È un passaggio che deve essere fatto, deve essere formalizzato nelle prossime settimane e che già a Roma in alcune realtà è stato applicato. Quindi un atto molto importante, perché ripeto, l'ultima tornata di Non ti scordar di me ha veramente visto impegnati decine e decine di plessi scolastici e migliaia di tra, ripeto, insegnanti, alunni e genitori, e un'iniziativa che è cominciata il 21 di marzo e che si è conclusa due settimane fa, quando l'ultima scuola ha voluto partecipare a tutti i costi all'iniziativa, perché l'ha ritenuto un momento importante e fondamentale, anche formativo delle attività che aveva messo in piedi per quest'anno. Quindi un atto molto importante, un buon rapporto con l'amministrazione. Ci piacerebbe essere più coinvolti anche nella formalizzazione delle delibere e tutto il resto, e ci piacerebbe che cominciassero a risponderci su alcuni problemi importanti che da un anno a questa parte abbiamo posto, tipo la Zone 30 in moltissimi quartieri del municipio, a partire dalla Rustica per arrivare fino al Pigneto. Noi l'abbiamo già segnalato l'anno scorso durante la settimana la mobilità sostenibile, la settimana europea della mobilità sostenibile. Ancora da quello non dobbiamo avere risposte, non l'abbiamo avuto. L'attuazione del piano quadro della ciclabilità, è vero che l'assessore Assogna sta lavorando moltissimo sulla narrazione da parte dei ciclisti che utilizzano il territorio, però io gliel'ho detto già altre volte, c'è già uno strumento, si chiama piano quadro della ciclabilità, è inserito nel piano generale del traffico, è un atto concreto, un atto deliberativo del Comune di Roma, va preso e va attuato. Ora, se ci sono difficoltà economiche, si affrontano, si vedono, ci si ragiona, però è un atto, cioè quello lì è un atto concreto, un atto che va soltanto preso e applicato, va fatto, va realizzato. E stiamo lavorando invece sul settore dei rifiuti con l'assessore Giulia Petroletti per quanto riguarda il tema della raccolta differenziata. Stiamo mettendo in campo una promozione di come si fa la raccolta differenziata, di come va conferito il rifiuto cassonetto per cassonetto, area per area, dove promuoviamo l'aia di Via Teano, che è la zona degli ingombranti, dove si possono conferire gli ingombranti. Stiamo preparando un opuscolo ad hoc che andremo a distribuire nel territorio, che andremo a confrontarci anche con i cittadini nel territorio, quindi con volantinaggi in strada, confronti strada, in piazza. Quindi un grosso lavoro da questo punto di vista qua, anche qui con il punto da arrivare a creare, a arrivare almeno alla fine di questa consigliatura, che almeno uno o due quartieri di questo municipio si possa passare dal cassonetto al porta a porta, che poi è l'unico modo per fare una raccolta differenziata fatta bene, che metta al centro il rifiuto, che noi chiamiamo risorsa, perché è l'unico modo per evitare poi, tra l'altro, anche le mini discariche che dietro ogni cassonetto si realizza, perché poi questo è la verità. Purtroppo abbiamo questa cattiva abitudine, mi ci metto in mezzo anch'io come cittadino romano, di considerare i cassonetti come delle mini discariche. Se non trovo spazio dentro il cassonetto, prendo e lo lascio per terra, e questo perché purtroppo in strada ci sono i cassonetti. Quindi, esatto. Sulla questione, chiudo sulla questione, sì, della collaborazione.
attraverso l'assessorato di urbanistico si è attivata invece la collaborazione con l'assessorato all'urbanistica di Roma Capitale per quanto riguarda la trasformazione di questo territorio. C'è stato già un incontro qualche settimana fa, la prossima settimana cominceranno le sedute operative e abbiamo dato la nostra grande disponibilità per dare una mano a trasformare il territorio in chiave sostenibile. Perfetto, perfetto, avete sentito insomma, Stefano tu sei più giovane, hai sentito insomma, Matteo è un fiume in piena, anche perché di cose anche quando faceva l'amministratore sotto la giunta Puro nell'ex Sesto, di cose si sono realizzate a Matteo. Poi entriamo anche nello specifico, perché insomma anche io qualche domanda sulle cose che avete messo in campo e che purtroppo per tanti motivi o si sono realizzate parzialmente o non si sono potute realizzare, te la voglio fare. Sì Max, io scusa, interrompo un attimo, non so se tu sei d'accordo, prima di entrare nel dettaglio delle tematiche, insomma delle domande, forse vogliamo mettere prima una canzone. Sì, noi siamo, spiega la Matteo come funziona qui da noi. Il Presidente già ci ha anticipato qualcosa, però magari ecco, faremo qualche domanda più dettagliata appunto su queste varie tematiche. Allora, come funziona qui? C'è una canzone che noi diamo sempre la possibilità, l'opportunità all'ospite di scegliere una canzone. La prima. Tu sai che poi la democrazia è anche un bene, ma può diventare anche un male. Può diventare un boomerang. Esatto, ne vediamo in questi giorni, insomma, comici che fanno i democratici, insomma, ecco, in televisione. E quindi che cosa vuoi sentire come prima pausa musicale, Matteo? Beh, io ho chiesto di mettere Don Chisciotte di Francesco Guccini, perché poi è molto esplicativa di questo periodo che viviamo. Casomai poi si potrebbe dire anche due parole poi perché questa scelta. Anche va bene. Perché, però speriamo che il Legambiente non faccia le battaglie contro i mulini a vento, che siano battaglie assolutamente no. Noi li proponiamo i mulini, i nuovi mulini, cioè le paleoliche, chiaramente, che vanno messe non dappertutto, ma dove è possibile, perché poi è chiaro che ci stanno anche degli impatti paesaggistici in cui le pale non devono essere assolutamente installate. Però è chiaro che in una nazione come la nostra, dove il vento spira tantissimo, visto che siamo stretti e lunghe circondate da mari, io credo che sia una follia non utilizzare l'energia eolica per produrre energia. Perfetto, allora possiamo utilizzare questo qui, come si dice, tu che sei un tecnologico, Stefano, un hashtag Legambiente vuole i mulini a vento, ma per l'ambiente non alla Don Chisciotte. No, alla Don Chisciotte. Perfetto, ci sentiamo Francesco Guccini con Don Chisciotte e finito ritorniamo in studio con la Matteo Trolese. Letto millanta storie di cavalieri erranti, imprese di vittorie, dei giusti sui prepotenti, per starvene ancora chiuso coi miei libri in questa stanza, come un vigliacco ozioso, sordo ad ogni sofferenza. Nel mondo oggi più di ieri domina l'ingiustizia, ma di eroici cavalieri non abbiamo più notizia. Proprio per questo Sancio c'è bisogno soprattutto uno slancio generoso, fosse anche un sogno matto. Vammi a prendere la sella, che il mio impegno ardimentoso l'ho promesso alla mia della Dulcinea del Toboso. E a te Sancio io prometto che guadagnerai un castello, ma un rifiuto non l'accetto, forza sellami il cavallo. Tu sarai il mio scudiero, la mia ombra confortante, e con questo cuore puro, col mio scudo ronzinante, colpirò con la mia lancia l'ingiustizia giorno e notte, come vero nella mancia che mi chiamo Don Chisciotte. Questo folle non sta bene, ha bisogno di un dottore, contraddirlo non conviene, non è mai di buon umore. È la più triste figura che si è apparsa sulla terra, cavaliere senza paura di una solitaria guerra, cominciata per amore di una donna conosciuta, dentro una locanda ore dove fa la prostituta, ma
ma credendo di aver visto una vera principessa, lui ha voluto ad ogni costo farle quella sua promessa. E così da giorni abbiamo solo calci nel sedere, non sappiamo dove siamo, senza pane, senza bere. E questo pazzo ha scatenato che è il più ingenuo dei bambini, proprio ieri si è stroncato fra le pale dei mulini. È un testardo, un idealista, troppi sogni nel cervello. Io che sono più realista mi accontento di un castello. Mi farà governatore, avrò terre in abbondanza. Quanto è vero che anch'io ho un cuore e che mi chiamo Sancho Panza. Salta in piedi Sancho, è tardi, non vorrai dormire ancora. Solo i cinici e i codardi non si svegliano all'aurora. Per i primi indifferenza e disprezzo dei valori, e per gli altri riluttanza nei confronti dei doveri. L'ingiustizia non è il solo male che divora il mondo, anche l'anima dell'uomo ha toccato spesso il fondo. Ma dobbiamo fare presto, perché più che il tempo passa, il nemico si fa d'ombra e si ingarbuglia la matassa. A proposito di questo, farsi d'ombra delle cose, l'altro giorno quando ha visto quelle pecore indifese, le attaccate come fossero un esercito di mori, ma che alla fine ci mordessero oltre i cani anche i pastori. Era chiaro come il giorno, non è vero mio signore, io sarò un codardo e dormo, ma non sono un traditore. Credo solo in quel che vedo e la realtà per me rimane il solo metro che possiedo. Com'è vero che ora ho fame? Sancho, ascoltami ti prego, sono stato anche un realista, ormai oggi me ne frego e anche se ho una buona vista. L'apparenza delle cose, come vedi, non mi inganna, preferisco le sorprese di quest'anima tiranna, che trasforma coi suoi trucchi la realtà che hai lì davanti, ma ti apre nuovi occhi e ti accende i sentimenti. Prima d'oggi mi annoiavo e volevo anche morire, ora sono un uomo nuovo che non teme di soffrire. Mio signore, io purtroppo sono un povero ignorante e del suo discorso astratto ci ho capito poco o niente, ma anche ammesso che il coraggio mi cancelli la pigrizia, riusciremo noi da soli a riportare la giustizia in un mondo dove il male è di casa e ha vinto sempre, dove regna il capitale oggi più spietatamente. Riuscirà con questo brocco e questo inutile scudiero al potere dare scacco e salvare il mondo intero. Mi vuoi dire, caro Sancho, che dovrei tirarmi indietro? Perché il male del potere hanno un aspetto così tetro. Dovrei anche rinunciare ad un po' di dignità. Fammi umile accettare che sia questa la realtà. Il potere immondizia della storia degli umani. E anche se siamo soltanto due romantici ottami, sputeremo il cuore in faccia all'ingiustizia giorno e notte, siamo i grandi della mancia, Sancho Panza e Don Chisciotte. Bene, siamo di nuovo in diretta V per Quinto su Radio Roma Futura. Io vi ricordo che potete ascoltare questa trasmissione e anche le altre sul sito di Spreaker.com, andando a cercare poi Radio Roma Futura, oppure sul sito della radio che è www.radioromafutura.altervista.org. E poi, insomma, dalla settimana prossima, Stefano, finalmente sarà più semplice perché sarà .it. Sui sì. Social network invece, profilo Facebook Roma Futura, pagina Radio Roma Futura, Twitter @ Radio Roma Futura. Questa trasmissione, dove è ospite a Medeo Trolese del Circolo Legambiente Città Futura, potete anche, mi diceva
Amedeo, che c'è anche il link per ascoltare la trasmissione sul vostro sito internet, che ce lo vuoi ricordare? Sì, wordpress.cittafutura.com e poi il profilo Facebook Circolo Città Futura Lega Ambiente. Perfetto. Allora, Amedeo, entriamo un attimo nel dettaglio. Ma hai dato i modi per mandare le domande invece ai nostri ascoltatori? Hai ragione, ma tu servi anche esattamente. Allora, vuoi ricordarlo, Stefano? Allora, è possibile inviare le vostre domande alla nostra email vperquinto@gmail.com oppure